L'ultima SBC per il buon Fernando Morientes, che testeremo grazie al mio amico Raffa. Vediamo come esce questo super hero Marvel. Bella dinamica il mister. Sembra che ci fa il dito medio. Ma ecco perché stava facendo fatica a essere quasi... però... ma dopo però c'è un clinical finisher il bro. Ragazzi, questo sfonda le mamme oltre alle porte. Vai. Bello. Vabbè ragazzi, questo di fisico regge. Va bene in velocità, con l'Enti è nettamente meglio. È una sentenza quando tira, è una sentenza questo quando tira. Sale da solo. Vai. Vediamo, questo è importante. Ma tu, ma che cosa ha fatto? No, su PS5 è molto forte. Vai. Vai. Raga, quando tira, segna. Questo è poco ma sicuro. Morientes quando tira, fa go. Un problema. Allora, è enorme. Si fa fatica a girarlo, però se si gira e tira, fa gol. Mbappé. Attacco di Cristo. Vai. Raga, questo davanti alla porta è una garanzia di rendimento. Guarda, gli gira i giocatori al buon... Oh, dai. Vabbè, a finalizzare, raga, PS4, PS5, non gliene frega un cazzo. Lui la butta dentro. Vediamo. Ragazzi, ha un tiro devastante sto Morientes. A finalizzare, top. Da dove tira, la butta dentro. Eo. Vai, Morientes. Boom. Mamma mia, ragazzi, tira delle seggiate enormi. Tira delle seggiate clamorose. Vediamo. Bello sto passaggio buggato. Pure Mbappé, ragazzi, sì. Insieme a Lionel Messi. Raga, questo come segna, tira e fa gol. Questo tira e fa gol, grazie, mo. Quindi, che dire, eccoci al recapone finale su Fernando Morientes. Su PS4, un giocatore non completamente in meta. Buono, ma non completamente in meta, perché finalizza molto, non è proprio veloce e agile su PS4. Ha un buon tiro e buoni passaggi, però pecca di agilità e quindi nei primi metri non riuscite ad andare via con nessuno. Mentre su PlayStation 5 è veramente un bel giocatore, full in meta, soprattutto con lo stile intesa Falco, che lo fa diventare lengthy. Segna come un pazzo, come vedete, ha fatto 10 partite e 20 gol, ed è un giocatore veramente in meta, forte. Fisicamente quindi regge, parte quando parte via in velocità, è difficile da recuperare, e il tiro, ragazzi, è clamoroso sia su PS4 che su PS5. Su PlayStation 4 non ve lo consiglio, mettetegli uno stile intesa cacciatore se proprio lo volete sbloccare, mentre su PlayStation 5 gli do un bell'8 e ve lo straconsiglio perché è un finalizzatore incredibile. Stile intesa consigliato Falco, voto 8. Se vi è piaciuta la review, mi raccomando, iscrivetevi al canale.